Salve a tutti ragazzi e benvenuti in Blood Force, la mappa 25 di Doom 2 Hell on Earth. Stiamo per finire il gioco, perché mancano solo dopo questa altre 5 mappe. Dove andiamo? Prima a sinistra o prima a centrale? Prima a sinistra, dai. Che è più pallosa come zona. So che la tentazione è forte, ma non lanciatevi dentro. Ok. Abbiamo finito? Mi pare che ce ne sta pure un altro di peni di metal. Ah, questi si sono buggati proprio. Perfetto proprio. Allora, adesso stupidaggine numero uno di questa mappa. Vi costringe a subire danno per prendere le cose qua dentro. Perché sì, il sangue fa male. Quindi fate in fretta, prendete tutti i colpi che vi servono. Ok, la mappa vi insegna quindi che il sangue fa male. Non vi preoccupate, torneremo in quella zona. Perché purtroppo dobbiamo andare a prendere la chiave, che era lì sopra. Però è stato saggio, almeno a mio parere, finire prima quella zona perché almeno dopo quando ci andiamo. Ah sì, qui dietro è un muro finto. Potendo entrarci, possiamo raccogliere tutto questo ben di Dio. Allora, aia. Mai sopportata sta zona, mai sopportata per davvero. Stanno litigando tra loro, lasciateli litigare. Davvero? Ecco, mutato, ti pareva? Ah, che orrore quella zona lì. Allora, non volevo essere cattivo a questo punto, ma mi avete costretto. E quindi volevo prendermela con più calma, mostrare più cose, farvi capire come sono fatte le orde, ma che. Secondo voi vi danno tempo in Ultraviolence? Allora, comunque, il problema fondamentale di sta mappa era questa zona centrale. Perché, come vedete, il nostro primo obiettivo primario è battere i Gengar. Ok. Finiti? Suppongo. Non scendete lì. Raccogliamo prima tutto quello che ci serve. Ho sbagliato, ho preso una confezione di colpi per il fucile, che non dovevo prendere, perché era da 20 e avevo solo 3 rimanenti nel serbatoio. Va bene. Chiave blu. No. Ok. Finalmente posso spiegare sta zona. Allora, quando entrate qua, Revenant, va fatto subito fuori quello. Poi concentratevi su quelli che sono al vostro piano e solo dopo
Concentratevi sui chain gunner, su queste balconate. E dopo, poi ovviamente andate a finire i gimp. Questi hit scanner del cavolo. Allora. Bene, bene, bene. Entrando in questo teletrasporto, chiave blu. E adesso, come sappiamo, possiamo prendere questa. Certo, spiace per quei colpi lì sopra, però chi se ne frega a un certo punto. E dirigiamoci. Anche quel fucile là è un peccato, però vabbè. Comunque questa canzone è... La canzone sottofondo è ispirata a Angry Chair degli Alice in Chains. Tanti scanner. Tanti scanner. Quindi usate la porta per copertura. Questa porta qui rimane aperta. Aia. Ok, adesso giù. Ah, pure questa zona, pure questa zona. Qui potete usare la doppietta. I pellet della doppietta andranno sempre a segno sul Pain Elemental perché è un corridoio piccolissimo praticamente. Allora, adesso di qua. Scusate se sono un po' silenzioso, ma non c'è davvero niente da dire. Se non che lì c'è un Archvile e va fatto immediatamente fuori. Ok, leva di qua. Bello, questo effetto del cubo di acqua 3D. Bellissimo. Ok, direi che è finita. È finita la mappa. Ora, come al solito, prima di uscire vado a fare un giretto per raccogliere delle risorse e poi torniamo in pompa magna verso l'uscita. Ci vediamo dopo. E rieccoci tornati, ragazzi. Allora, facendo un giro ho ritrovato i colpi del fucile perché era ovvio. Non sono riuscito a fullare però la mitragliatrice né il lanciarazzi. Ho ritrovato un bel po' di medikit e mi sono curato al massimo. Direte voi, perché non hai preso prima la Mega Sphere? La Mega... Cioè, perché è rimasto la Mega Sphere? Scusate, starnuto. Allora, direte voi perché non è rimasto la Mega Sphere come al solito alla fine e poi l'hai presa subito. Semplicemente perché questa zona qui, se l'Archvile vi prende, e io vi ho detto, voglio mostrarvi il modo più semplice di finire la mappa. Se l'Archvile vi prende qua e ci sono i Chain Gunner dietro, morite. Non che non mi fidassi delle mie abilità, ci può stare anche. Volevo prendermela safe, ok? Però anche per voi, prendetela prima quella Mega Sphere quando arrivate qua, perché è un casino dopo nel caso. Comunque, entrando qui, cascate di sangue.
E abbiamo finito anche questa mappa. La prossima è The Abandoned Mines. Una bellissima mappa a mio parere questa. Ma come al solito ci vedremo nel prossimo video, sempre qui con Doom 2 e Alone Earth. Grazie per aver guardato.